Buttiamoci in uno. Ho detto buttiamoci in uno dei tre fori per vedere che cosa accade. E dobbiamo recuperare la chiave di una cella per liberare lo stanzetto di là. Insomma, dobbiamo fare diverse cose. Ok, qui da fare non c'è nulla. Qui. Allora, i fori sono un po' ovunque. Partiamo da questo. Ok, ce ne sono due. Due e una porta, va bene. Ah, aspetta, ho capito dove siamo. Dio mio, che casino sto posto. Qui c'è un documento. Questo posto continua a deteriorarsi. Le porte di molte delle celle non si aprono più. Di conseguenza i bambini che vi stanno dentro non possono più uscire. Ma meno loro ne sono al corrente, meglio è. Non riesco ad aprire le porte, ma da questa stanza posso vederli diventare ogni giorno più avanciati. E senza la possibilità di nutrirsi, di lavarsi, stanno diventando dei piccoli folgottini grigi e puzzolenti lì dentro. Abbiamo seguito il suggerimento di un ingegnere e ci siamo sbarazzati dei cadaveri scavando una fossa sotto le celle. Poiché ogni piano di questo edificio può essere ruotato indipendentemente, possiamo sbarazzarci dei cadaveri senza che gli altri se ne accorgano, allineando verticalmente ogni cella contenente un colpo. Perché mi ricorda una cosa, tipo quel film di merda spagnolo di Netflix, Il Buco? Vabbè. PS, capo, scommetto che muoia la voglia di vedere la camera degli interrogatori dietro la cucina. Capisco come ti senti, ma tanto. Ci sono tre camere con lenti insanguinati: una al primo piano, una al secondo piano e una al terzo piano. Se allinei con le tre camere, bingo, è fatta. Devo allineare i tre letti insanguinati. Sali ancora. Per controllare bene i bambini è importante che le celle siano ben illuminate. Le luci sul terzo piano inizialmente servono dei riflettori, come precauzione in caso di blackout, furono allacciate da un generatore di riserva. Nel seminterrato c'è un generatore idroelettrico per illuminare il primo e il secondo piano. Usa gli scivoli per l'eliminazione dei cadaveri. Poiché ciascun piano di questo edificio può essere ruotato, è possibile illuminare ogni cella allineando i buchi. Questa operazione, ripetuta regolarmente, è un modo molto efficace di incutere paura nei bambini e assicurarne la disciplina. PS, capo, segui la maniglia al centro di questa stanza per facilmente ruotare le celle. Non puoi ruotare il primo piano, quindi allinea il secondo e il terzo piano con le celle del primo piano che hanno letti macchiati di sangue. A proposito, usando lo spioncino in questa stanza per facilmente assicurarti che stai facendo le cose nel modo giusto, prova, non dimenticarti di aprire il laboratorio sul tetto, grazie, capo. Non so se ho fatto qualcosa di giusto, mi sono un attimo perso. Una specie di promemoria. Il numero segreto per aprire
La porta in fondo alla cucina questo mese è 0302 cucina prigione. Grazie per la cooperazione. Ok. Scendi, scendi, scendi. Sali. Va bene. Buco 1 andato. Ora salviamo perché sono successe tante cose, quindi salviamo. Niente. Finestra. Qualcuno che tenta di scappare, inculamenti, solito fastidio. Ok, vicina. No, questo non scritto. Ah, guarda la TV. Interessante. Spioncino. Vabbè. Salvataggio. Ed entriamo in un altro di quei buchi. Sì, un episodio passato a entrare nei buchi. Meraviglioso. Vai. Sì, andiamo. Osh. Allora. Sì, sali. Ah, sì, sali. Sì, sali. Ora. Quel buco l'abbiamo fatto. A meno che non li abbiamo già visti, magari già tutti e tre. Ok.
mi ricordavo di voi. Qui non c'è una porta aperta, manca pagarla. Ok. Acqua. Così mi rimane soltanto un buco da testare. Con questo avvenimento di due teste inizio. Meraviglioso. Andiamo. È inutile che faccio salvataggio, non è accaduto nulla. Ecco, questo volevo. Qualcosa. Pistola elettrica. Sì. Potevo sbloccare la porta. Mi stanno guardando dalla camera centrale. E questo è l'ultimo piano. E ammetto che ho un attimo finito le idee. Allora, ci si può arrivare a quello che si deve fare in realtà. Bisogna allineare davvero i lati. Quindi. Letto insanguinato, puoi contare come tale? Oh, letto insanguinato. Ok. E qui c'erano i nostri simpatici amici. Ok. Sali, sali. Ora, vediamo. No, letto con provette. Stanza con buco. Stanza con buco. Stanza con indumenti. Letto insanguinato. Quindi stai qui. Devo farla. Devo metterlo. Qui c'è una maniglia. Girala a destra. Allora, è a sinistra che dovrebbe girare. Ok, quindi sinistra 1. Poi sinistra 2. Dovresti essere tu? Ok. Poi, in linea puramente teorica, dovrebbe essere. Esatto, quella lì. È un po' un casino, ma ci siamo, quindi. Sei questa e devo spostarti di 2 a sinistra. Ok. Quindi
un altro assist. Ok, allora dovresti essere qui perché sono andato un attimo a renderizzare il video di un'altra serie. Ok, è a sinistra. E teoricamente dovresti essere qui. Ok. Quindi. Ciao. Sì. Va sempre lì. Quindi. Letto insanguinato. No. No. Perché ho purissimo ogni volta di guardare dentro sti affari. No. Eccoti. Quindi sei qua. Se ti spostassi di... Allora, prima facciamo di uno a destra per capire... Vabbè no, teoricamente dovrebbe essere due a destra, normale. Ah no, uno. Buono. Ok, a quello si è. Allora, in linea puramente teorica dovremmo aver liberato quell'uomo. Ora, andiamo a vedere come morirà, perché tanto ho capito come funziona. Watching the kids. I'm Andrew DeSalvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Andiamo via subitissimo prima che spawnino cose. Sì, sali. Ok. Salvo un attimo i progressi. Quindi, quel bambino è Walter Sullivan. Walter Sullivan era l'assassino di un sacco di gente. La stessa gente che stiamo trovando noi in pratica.
Quella lì, no? Mi sbaglio? Perché non vorrei sbagliarmi, ma ci ho capito sinceramente ben poco. Ben poco. Quindi non so. Quindi non so. Allora, io adesso salvo. Sì, sovrascrivi tutto, sovrascrivi. Dai. Ok. Allora. Ho lo spazio per un'altra cosa. L'ho usato. Ho usato il medikit. Carica. Perché ok, ho ancora il medikit. Allora, ho uno slot soltanto. Allora, la bottiglia di vino possiamo anche lasciarla lì. Tanto non la utilizzerò mai come arma. Il taser può tornare utile. Ora, cosa voglio fare? Io improvviso, sto gioco mi confonde troppo più degli altri, nonostante gli enigmi siano molto più semplici. Voglio andare nella stanza. Andare nella stanza del tizio a vedere che cosa c'era. A quanto pare un bel niente. Quindi che fare? Allora. Allora. Io provo a salire tanto su. Bene, che fare? Strano. Fanno entrare e uscire dalla mia stanza. Allora, credo di aver fatto gli allenamenti giusti per andare nella cucina. Credo, eh. Ed eccoci qua nella cucina. Bene, va bene lo stesso.
Questa è la sala per mangiare. C'è una placca sulla porta. Placca della vigilanza. Zero. 3 02. Ci giocano alla Lego Cube qua dentro. Credo che abbiamo finito anche con la sezione della della prigione acquatica. Un inferno. Ed eccolo, morto anche lui. 1 8 1 2 1. Come si chiamava? Non me lo ricordo. Tizio Orfano Trofio. Ah, questa volta siamo giù dal letto. O no? Siamo dando i numeri, insomma. No, siamo dall'alto lato. Wow, parte inesplorata della casa. Notizia di morte, dai. Ok. Yoga. Somebody see. And now the news. Yesterday, Wally the walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo, gave birth to a healthy baby walrus pup named Buttercup. Mother and child are doing just fine. Grazie. Ma cos'è questo frastuono infernale che si sente? Penso sia la pioggia, davvero. Allora, riponiamo l'altra piastra. C'erano qua queste sedie, non me le ricordo. Lei che si depila le ascelle. Io ho sempre il terrore che quel coniglio a un certo punto si alzi e la sgozzi. Sensazione, non so perché. Vabbè, insomma, dobbiamo vedere qui una signorina che si depila le ascelle. Non è un'immagine così eccitante. Ok. Questo buon uomo è ancora qui. Vedete, aumentano le mani lì. Allora, dietro il buon uomo c'è quella per Cynthia, poi Jasper. E ora lo stronzo dello stronzo, poi non sembrava anche un bravo uomo. Dell'orfanotrofio.
Devo ancora capire qualcosa di questo gioco. Allora, penso. Aspetta che c'è qualcosa. C'è il classico di taglio. Ho trovato qualcosa di molto efficace contro i fantasmi, mi ha salvato la vita. È infilata nella grande roccia nel bosco vicino all'orfanotrofio. È una spada con un manico triangolare di legno fatto a mano con su scritto una sorta di incantesimo. Come arma è pesante e difficile da trasportare, ma in qualche modo sembra cambiare secondo il potere del fantasma vittima. Colpisci quando la spada è attivata. Se non mi indebolisce il loro potere, i tuoi attacchi saranno respinti. Per quanto ne so, esistono solo 5 spade con un potere simile, estremamente preziosa. 23 luglio. Diario rosso, 23 luglio. Ma so, non è che qualcosa è andato a puttane qui. È una lavatrice. È un'asciugatrice. C'è niente di interessante. Un serbatoio pieno d'olio. Arnesi. Cose varie. Vabbè, sarà semplicemente piovendo fuori. Ora. Io momentaneamente qui vi saluto. Numero sarà di 25. Prossima parte, ragazzi.